Tutto pronto, vediamo l'arbitro centrale che chiama i due atleti, ecco che sta per incominciare questa finale e andiamo a seguirla. Il commento è di Daniele Simmi. Vediamo se l'atleta italiano continuerà a fare il lavoro che ha fatto nelle fasi eliminatorie, quello di imporre i suoi ritmi sugli avversari. Ecco lì. Subito inciso, lei è l'atleta russo. Sì, sì, è partito subito con una tecnica Jordan al viso e loro sono specialisti negli attacchi al viso, restano molto alti con la guardia e tra l'altro il russo è leggermente più alto del nostro atleta italiano. Questa non è una novità, loro hanno sempre avuto questa prestanza fisica in più di noi. Quindi un incontro più difficile anche perché sicuramente... Eccolo lì, bello, però, bello, bello, bello. Infatti, come dicevo prima, ha preso l'iniziativa ed è arrivato a segno, bravo. Quindi è in vantaggio di un Yuko, giusto? Esatto, 1-0. Quanti punti sono, Yuko? Un punto. Un punto. Eccolo lì! Di nuovo. Bene, bene. Secondo me è riuscita adesso a trovare la distanza giusta, ma soprattutto è riuscita a capire dove è scoperto, diciamo, dove l'atleta colpire, russo. Sì. Eccolo lì, terzo, ancora, bello, ed è il terzo. Beh, a questo punto bello. Il russo dovrebbe cambiare qualcosa, Ne ha beccati tre nell'arco di un minuto, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Poi ha proprio cambiato completamente, ha subito i primi 30 secondi, poi eccolo, di nuovo. Questo è il quarto. Ormai ha ritrovato il buco, come si suol dire, giusto? Riesce a entrare perfettamente nella guardia dell'atleta russo, quattro punti. Beh, tutti e quattro nello stesso modo, vuol dire che, insomma... Adesso reagisce, c'è una reazione da parte del David. C'è una tecnica di gambe dietro le spalle, quindi sarà Vazzari, che sono due punti. Quindi ha accorciato adesso, 4-2. Distanza, esatto, sì. Quindi per la vittoria della superiorità tecnica dobbiamo andare a una differenza di quanti punti? Due, per adesso due. Niente di fatto. Una reazione molto, sì, molto diciamo, sembra più agguerrita da parte dell'atleta russo. Una reazione istintiva più che altro. Ancora ha cercato, adesso però adesso sembra preso aver capito. Sue, esatto, esatto, doveva farlo un po' prima veramente, Se ne è fatti prendere quattro. Nello stesso modo. Adesso c'è la fase calante. Adesso si vede che non sono più lucide. Cominciano a prendere di precisione negli anche attacchi. Un po' più scoordinate rispetto alla prima parte dell'incontro. La fase iniziale, sì. Quindi adesso devono stare molto attenti perché c'è il rischio di farsi male. Vediamo che l'atleta italiana ha chiesto di sistemare il kimono. Di sistema il kimono. Time out. Che noi non abbiamo il time out, il famoso time out. Incontri, allora incontri eliminatori 3 minuti e invece incontri di medaglia 4 minuti. Esatto, gli incontri di finale di pool sono di 4 minuti. Ancora. Eccolo lì, il russo è. Però diciamo che adesso continua ad attaccare nella parte Jordan del viso. Ha cercato sull'uscita di vedere di. Sì. Questa è la parte più difficile sicuramente dell'incontro perché sono stanchi entrambi e cominciano a... Ha ricercato il russo questa tecnica da due punti dietro... Ma era fuori distanza. Eccolo là, è finito. Ed è finita. Bravo. Diciamo che ha condotto in porto una finale molto importante, no? Sì. L'italiano ha saputo colpire quattro punti. Ha lavorato bene all'inizio. E qui c'è un errore dell'arbitro, ha fatto vincere, ha dato la vittoria. Vediamo vittoria per Vincenzo Fragale del Karate La Dispoli, quindi seconda medaglia che viene assegnata in questi Open e adesso poi andremo a seguire le altre finali.